Una cordiale buonasera amici sportivi, ben ritrovati al campionato nazionale di Serie D pre-gara tra Orvietana e Follonica Gavorrano in questa terza giornata del girone di andata del campionato nazionale dilettanti per quanto riguarda il girone E, e ci sono novità, e ci sono novità anche sul fronte della formazione biancorossa che deve fare a meno dell'infortunato Vignati, al suo posto siciliano, e anche del, diciamo così, non infortunato però non al meglio della condizione fisica, ossia l'attaccante Riccardo Santi, al suo posto c'è Marsili, e vediamo dal primo minuto anche l'esordio di Danilo Greco, che fino a questo momento era sceso in campo soltanto a partita iniziata. Qualche forfè anche per il Gavorrano, che non può puntare su Marcheggiani, influenzato, e allora il tecnico Marco Masi, che in questa settimana ha predicato attenzione alla formazione orvietana, squadra molto fisica, l'ha definita il tecnico del Follonica Gavorrano. In effetti ha tanti centimetri la squadra biancorossa e li ha sfruttati anche nei giochi, come si dice, nei calci piazzati, come ad esempio a Sansepolcro. Quindi ritroviamo siciliano in mezzo al campo di gioco con Marsili da davanti, giochiamo con la punta centrale insieme a Manoni sull'esterno. Manoni che è stato uno di quelli che ha avuto la maggiore presenza, diciamo così, dalle parti dei portieri avversari, ha trovato sempre buone occasioni senza riuscire però a centrare il bersaglio grosso. Vedremo se oggi il giocatore ex Monterosi riuscirà a lasciare il segno. Bene, è arrivato anche il no, va benissimo. Ovviamente sta affluendo il pubblico qui al stadio Luigi Muzzi, buona presenza. C'è però un fastidioso vento che spira da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, che potrebbe essere anche decisivo sotto certi aspetti in questa partita. Vedremo quello che succederà. Però per quanto riguarda le formazioni, noi vi rimandiamo fra qualche istante, adesso lì nella regia e poi collegati allo stadio Luigi Muzzi per la sfida di campionato tra Orvietana e Follonica Gavorrano. Guazzarotto Costruzioni, edilizia residenziale pubblica e privata, edilizia commerciale ed industriale, demolizione e movimento terra, restauri e riqualificazioni, opere infrastrutturali e servizio immobiliare. Guazzarotto Costruzioni, l'obiettivo principale del nostro lavoro è la completa soddisfazione dei clienti. Ceprini Costruzioni, via dei Muratori ad Orvieto, telefono 0763 316137. Mira Orvieto, servizi integrati end to end, movimento terra, trasporto, forniture, smaltimenti e servizi relativi a lavori ferroviari di armamento e demolizione. Mira Orvieto, un servizio puntuale e di qualità. Via Angelo Costanzi 58, telefono 0763 302398. Eccoci di nuovo collegati con lo stadio Luigi Muzzi, stanno facendo il loro ingresso in campo Orvietana e Follonica Gavorrano per la terza giornata del campionato nazionale
di Serie D, le due squadre sul rettangolo di gioco per una sfida, come detto, importante, delicatissima in casa orvetana. Si cerca assolutamente di fare punti. Il saluto tra Silvano Fiorucci e Marco Masi, e si può cominciare con il saluto del fischietto Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto. Zef Preci di Macerata, Alessandro Bara di Macerata sono il terzetto che guiderà l'incontro. Di fronte, come detto, orvietana, casacca completamente bianca, Follonica Cavorrano invece in tenuta rosso-blu. Si schierano le due squadre in campo. Il saluto da parte dei giocatori, come detto, c'è molta attesa soprattutto in casa orvietana. Dopo la sconfitta di Sansepolcro e dopo quella con il Tao, si cerca la prima vittoria interna stagionale, la prima vittoria per quanto riguarda questa stagione. Cambia ancora Silvano Fiorucci per necessità o per volontà, questo lo vedremo. Prima dell'inizio del match però c'è un minuto di silenzio, un minuto di raccoglimento. Ecco le squadre in campo. Allora si schiera da destra a sinistra, dei posti delle schermi, l'orvietana con Marricchi, Caravaggi, Lorenzini, Congiu, Ricci, Siciliano, Gomez, Orchi, Marzilli, Greco e Manoni. Dicevamo, problema fisico per Santi, al suo posto c'è Marzilli. Mentre una curiosità per quanto riguarda il fischietto della partita, Alice Gagliardi, che aveva già arbitrato l'orvietana lo scorso anno qui allo stadio Luigi Muzzi di fronte al Terranuova Traiana, e fu una delle gare più importanti, determinanti per la stagione della squadra della Rupe, che da lì iniziò un percorso di grande risalita e che sia davvero di buon auspicio per la formazione della Rupe. Gavorrano che risponde con Filippis, Ceccanti, Pignat, Dierna, Pino, Suarè, Masini, Losicco, Ampollini, Botrini e Regoli. Iniziata intanto la partita con Siciliano che va subito al rilancio lungo sul settore di destra, va alla ricerca del pallone l'orvietana con tocco oltre la linea laterale, la rimessa in gioco in favore della formazione in casacca bianca, il pallone è lungo in avanti, palla che viene ribattuta da Manoni, in mezzo c'è un contatto in mezzo all'area, palla che viene rilanciata lontano oltre la linea laterale ancora una volta per la rimessa in gioco della formazione biancorossa. Palla lunga in avanti, Suarè fa da sponda, occhio al numero 11, sicuramente protagonista nella sfida contro la Pianese, entrato dalla panchina, è stato decisivo. Eccolo in possesso di palla ma è in posizione irregolare. C'è da valutare anche come la squadra avrà reagito a questa sconfitta sicuramente immeritata, come ha ribadito anche in intervista nel dopogara Silvano Fiorucci. Congiu, pallone per Marricchi che viene aggredito, palla che viene respinta in profondità, palla che filtra, prova Marzilli. C'è da vedere anche la qualità e la quantità del giovane Marzilli che ritorna dopo l'infortunio di inizio stagione. Pronto alla rimessa Botrini sull'out di destra, palla lunga in avanti, c'è ancora il tocco verso Suarè, attenzione, sbaglia Lorenzini, Suarè mette dentro e poi la conclusione da parte di Pino che si alza oltre la traversa. Qui errore di Lorenzini, attenzione, purtroppo il giocatore è stato un po' a suo malgrado protagonista. Subito pressione alta da parte del Follonica Cavorrano che va sul portatore di palla, Marricchi, pronto a effettuare il rinvio, invece tocca corto,
Orvitana prova a lavorare questo pallone che viene regalato al Follonica Gavorrano. La pressione della squadra di Masi dà subito i suoi frutti. Pallone che viene lasciato a Botrini, pronto a effettuare questa rimessa, ma si sa, quando si parte dal basso la pressione a volte può causare queste cose. Ci si mette di solito in conto. Rinvio effettuato lungo nella zona centrale, dove c'è un solo giocatore del Follonica che però sbaglia l'aggancio, poi riesce a rilanciare lungo in profondità il colpo di testa di Congiu. Lo stesso Congiu in due tempi scaraventa lontano dalle parti di Ricci, poi Caravaggi prova ad uscire palla al piede, lanciare lungo in profondità Marsili. Vediamo Marsili, va in pressione, il portiere deve uscire con i piedi oltre la linea laterale, poi Caravaggi mette pensavo che avesse messo in moto, infatti subito la rimessa effettuata lunga sul settore di sinistra, attenzione al lavoro da parte del Follonia, quindi Ricci ci mette una pezza, poi si gira bene lo scambio con il compagno, si tratta di Greco, poi Manoni prova ad andare via sul settore di destra, viene fermato, la palla è fuori. Un po' di indecisione in questo avvio, certo la palla comincia anche un po' a scottare, anche se siamo soltanto alla terza giornata per quanto riguarda i giocatori biancorossi, che sentono comunque la pressione di portare a casa un punto importante. Intanto l'assist in profondità per lo scatto di Manoni, guadagna una rimessa l'Orvitana sull'out di destra, pronto Caravaggi. Sale il numero 2 confermato nel ruolo, palla per Manoni, il controllo del numero 11, riesce a mettere dentro un pallone insidioso che Dierna, il capitano, respinge, poi palla che viene recuperata da Caravaggi, il tocco è corto ma recupera Siciliano, allarga subito per Lorenzini, da questi a Gomez, anzi a Greco. Prova ad allargare Greco, viene fermato, allora riparte ancora il Follonica Gavorrano. Palla per Suare, la gira centralmente per il numero 9 Pino, che prova a dare in profondità, la buona chiusura di Siciliano che poi va in pressione sul portatore che allarga sul settore di sinistra. Si tratta di Masini, prova da sgusciar via, viene fermato dal raddoppio dei due giocatori orvetani, che sono Caravaggi e Siciliano. Pallone all'indietro per Congiu, nel frattempo era retrocesso Ricci, molto bene a coprire l'avanzata di Siciliano. La palla è lunga verso Marsili che prova a proteggere il pallone, attaccato, fermato, fischio arbitrale, calcio di punizione in favore del Follonica Gavorrano. L'arbitro Gagliardi fa ripetere la posizione di battuta. Dicevamo, Follonica Gavorrano reduce da questa straordinaria, si potrebbe dire, vittoria in casa contro la Pianese, ribaltato tutto negli ultimi 10 minuti, o meglio oltre il tempo regolamentare, perché se non vado errato al 94esimo è arrivato il gol del 2-1 di Regoli, che è regolarmente, scusate il gioco di parole, in campo con il numero 30. Palla per Dierna, vediamo il capitano, c'è Marsili davanti a sé, non affonda l'Orvietana in una pressione, adesso chiama un po' di pressing Greco, il pallone all'indietro, ancora a cercare Marsili, Dierna, non c'è sostegno sul pressing, allora Dierna riesce a dare in profondità questo pallone allargato sul settore di destra, Siciliano, la palla ancora buona e poi l'ultimo tocco è dei Botrini, sì, allora sarà rimessa Orvietana. Le indicazioni di Silvano Fiorucci, vi ricordo che c'è stato un anticipo sabato con la vittoria del Livorno a Ponzacco 3-1, Ponzacco che era passato addirittura in vantaggio. Rimessa effettuata da Lorenzini per Ricci, lo rilancia lungo in profondità, Dierna con calma, il tocco centralmente, rilanciato ancora in profondità, ancora Lorenzini. Poi Ricci prova a mettere giù, attaccato alle spalle, lo scambio con Lorenzini, bene per Orchi, ha un po' di spazio Orchi, affonda Orchi, da centralmente, bene per Manoni, affonda Manoni, vai Manoni, allarga sul settore di sinistro per Gomez, zona cross, lo effettua ribattuto, palla in angolo, giocata bene. È riuscita a trovare il varco giusto, stavolta Orchi si è fatto trovare libero tra le linee, ha preso palla e poi si è incuneato negli spazi del Follonica Gavorrano, che anche nella sfida con la Pianese aveva lasciato di queste occasioni, per cui l'Orvietana deve stare attenta a sfruttarle al massimo. Pronto Danilo Greco dalla bandierina, vedremo se ci sarà l'opportunità di battere qualche calcio piazzato dal limite con
la qualità di Danilo, si potrebbe veramente provare a fare qualcosa di interessante. Vediamo, numero 10, si sono dentro anche siciliano, il pallone è lungo sul secondo palo, ribattuto, palla che viene recuperata, conclude da lunga distanza Caravaggi, para l'estremo difensore Filippis, che poi ha provato subito a far ripartire i suoi ma non ci è riuscito. Allora si riparte dal basso, ancora Dierna, c'è Botrini largo, Dierna continua a dialogare con il compagno, si tratta del numero 27 Ampollini, poi il pallone lungo, Congiu bene in anticipo, palla che viene recuperata ancora dal Follonica Cavorrano, che cambia tutto da quest'altra parte a cercare Suare, attenzione al controllo di Suare contro Lorenzini, già ha dato dimostrazione di essere pericoloso Suare, arriva il raddoppio da parte di Gomez, Suare appoggia all'indietro, il cross al limite, la palla filtra, attenzione, limite dell'area, riesce in qualche modo Caravaggi a intervenire ancora su Regoli, palla che termina debolmente oltre la linea laterale, la rimessa in gioco sarà orvietana. Anche in questa circostanza però avete visto una bella opportunità e si era liberato il numero 30 per poter concludere verso la porta, non c'è riuscito bene la chiusura dell'Orvietana, pallone che viene respinto, poi rilanciato in avanti, qui c'è gioco pericoloso, sì, in effetti l'arbitro Gagliardi ferma il gioco, gli assegna il calcio di punizione, 8 minuti e 30 secondi dall'inizio del match, ancora 0-0 qui allo stadio Luigi Muzzi tra Orvietana e Follonica Cavorrano. Orvietana che in maniera anche un po' curiosa dovrà affrontare poi nelle prossime due partite Seravezza e Figline, che in questo momento guidano la classifica del raggruppamento, quindi anche questo è molto significativo. Pallone di Caravaggi lungo in profondità a cercare Manoni, fermato, la palla è fuori, la rimessa con le mani ancora per Caravaggi che cerca di nuovo in profondità Marsili, palla ribattuta, Ricci la mette giù, poi prova ad allargare all'indietro per Siciliano che di prima cerca di mettere in moto Manoni, il lancio di Siciliano bene per Manoni che prova l'incursione sull'auto di destra, attaccato da Ceccanti, chi ha la meglio riesce a rilanciare nella zona larga sull'out di destra, palla che termina oltre la linea laterale, rimessa in gioco già effettuata da Caravaggi che scambia ancora con Ricci, l'apertura per Siciliano, c'è largo Lorenzini, eccolo servito, attenzione a Suare, Lorenzini tocca per Gomez, poi il tocco di Gomez, Lorenzini, Suare finisce a terra, Lorenzini cerca il cross, ribattuto, la palla che viene recuperata da Greco che la ripropone per Siciliano che rilancia ancora verso Gomez, posizione regolare, interviene Botrini, allora Lorenzini pronto a effettuare la rimessa con le mani, prova a sfondare a sinistra la squadra di Silvano Fiorucci, si muove Greco, Lorenzini cerca lungo in mezzo il colpo di testa di Dierna che si alza altissimo, poi Greco in qualche modo, la palla che rimane lì controllata da Suare che la lancia in avanti, la palla è uscita, fa segno il direttore di gara, o meglio il primo assistente Zaffreci di Macerata, la palla è fuori, la rimessa sarà orvietana. Pronto con le mani Lorenzini, cerca di farsi largo Marsili, il pallone per il numero 9 che si gira, prova a concludere, viene ostacolato, attenzione al rilancio lungo, palla per Pino che si gira bene su Siciliano, prova all'affondo Pino, è attaccato dal numero 6, cerca di cambiare tutto dalla parte opposta dove era posizionato Regoli, Caravaggi, perfezione il rilancio, poi lotta ancora Lorenzini con il numero 9, ancora scintille Greco Pino che protegge bene il pallone, guadagna una rimessa laterale, Botrini, lo scambio con Losicco, la palla è fuori, la rimessa orvietana. Dopo un po' di impasse iniziale sembra aver preso e tanto c'è cartellino giallo nei confronti del numero 4 Pignat per questo intervento in tackle scivolato, credo su Greco. Primo ammonito della partita esattamente all'undicesimo minuto e 30 secondi dall'inizio del match. Risultato ancora fermo sullo 0-0.
primo cartellino per Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto. Si rialza Greco, la scusa con Pignat, ammonito e calcio di punizione, pronto siciliano con il suo sinistro. Vediamo se cerca Manoni, tocca corto, lo scambio con Ricci, Conciu, poi Orchi, scambia, sale subito la pressione alta da parte della formazione del Follonica Cavorrano, sbaglia Marricchi, attenzione Marricchi, palla in angolo, palla in angolo. Ragazzi, è così, quando si gioca dal basso è rischioso, è rischioso. È la seconda opportunità che l'Orvietana concede al Follonica Cavorrano. Prima una rimessa laterale, adesso addirittura un angolo. Vediamo, pronto dalla bandierina il giocatore del Follonica. Pallone messo in mezzo, esce Marricchi, la palla che rimane lì, conclusione, ribatte Greco e poi il pallone messo fuori da Gomez. Ha ribattuto Greco, una buona opportunità che era capitata sul piede di un giocatore toscano. Si è opposto Greco con il piede, tocco corto a favore di Pignat, si prova a girare Pignat, raddoppiato, va a servire Suare, ancora per Pignat, la posizione regolare, riesce a mettere dentro l'anticipo su Masini e ancora angolo. Sembra un po' in affanno la difesa orvietana quando il Follonica cerca di affondare, va dalla bandierina ancora Losicco, secondo angolo della partita, uno ne ha battuti l'Orvietana, pronto Losicco. Chiama lo schema il numero 23 che poi va al cross in mezzo, il colpo di testa perentorio e preciso da parte del giocatore inquadrato, si tratta di, mi sembra, Ampollini, che ha colpito molto bene senza inquadrare la porta, però dato altissimo. Marricchi scambia ancora, si riparte dal basso, stavolta va al rilancio lungo verso Marsili che non raggiunge il pallone, quindi Dierna, ancora Marsili che va in pressione, l'apertura per Botrini, pallone per Ampollini. Mantiene il possesso del pallone il Follonica che prova a prendere un po' di campo. Adesso sale un po' di pressione orvietana, pallone che viene che rimane lì, poi riescono a sgusciar via dalla pressione quelli del Follonica, palla lunga, Marricchi al limite della propria area, Suppino allarga per Congiu, da questi a Caravaggi, lungo in profondità, la palla filtra verso Marsili che la controlla bene, arriva Manoni, Marsili invece cerca di dare in profondità, eccolo Manoni attaccato, messo giù, c'è calcio di punizione, c'è calcio di punizione al quindicesimo, quarto d'ora della partita. Subito Ricci va a scambiare con Congiu, ecco siciliano, Gomez non riesce a toccare verso Greco, palla che finisce in fallo laterale, finisce in fallo laterale, sale un po' di pressione orvietana, vediamo se riescono a trovare qualche soluzione da qui. Pronto Botrini effettuare la rimessa lunga, c'è Orchi che prova a girare, la palla che rimane lì, ancora Orchi, poi il pallone recuperato da Lorenzini ma l'arbitro ha fermato il gioco, calcio di punizione commesso da Orchi. E allora pronto il giocatore del capitano del Cavorrano Dierna, da questa posizione si vede bene la linea di difesa dell'Orvietana, il rilancio lungo con calma, pallone che arriva a Marricchi senza problemi. Siciliano subito a cercare Marsili, anticipato Ricci,
Palla che arriva nella zona centrale dove Manoni la riesce a recuperare, si propone Caravaggi che spinge a destra, va a Caravaggi, attenzione Caravaggi, ci prova Caravaggi a servire ora sul settore di destra il compagno, si trattava di Manoni, attenzione alla ripartenza di Regoli, prova Regoli, lo attacca Caravaggi, lo contrae molto bene, rallenta il gioco, costretto ad andare all'indietro, attenzione a Marsili, la palla all'indietro, Marsili a tu per tu, conclusione, ancora Marsili alto. Che occasione per l'Orvietana, un pallone all'indietro da parte del Follonica Cavorrano che aveva messo innescato Marsili, velocissimo verso la porta, prima conclusione parata da Filippis, seconda che finisce alta, niente da fare, ma potrebbe essere uno squillo per la formazione orvietana, una campana per sbloccare anche la tensione di qualche errore di troppo in questo avvio. Intanto il pallone è girato verso Suarez, lo mantiene in campo ma lo ruba Lorenzini, poi Gomez, ancora bene per Grego, ancora Grego è costretto a retrocedere, attaccato da Suarez che gli soffia il pallone, poi torna Grego, ancora Suarez, lottano i due, palla che arriva al limite, ora è fuori la rimessa orvietana, la rimessa orvietana, allora Lorenzini, pronto lui. Che occasione al 17° minuto per la squadra della Rupe. Ancora palla lunga verso Marsili, anticipato. La prima palla buona per Marsili in questa stagione è stata. Pronto Lorenzini, di nuovo lui su questa fascia. Si va a vedere Orchi. Ancora Lorenzini, tocco non preciso. Palla che termina fuori, allora Botrini. Adesso mi sembra un po' più decisa a effettuare un po' di pressione l'Orvietana, la palla toccata centralmente, Ricci di prima in avanti verso il Greco, 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 attenzione all'incursione di Manoni, la palla ribattuta, poi Marsili, ancora Greco, la recupera, la serve di qua, l'anticipo dell'ottimo giocatore che adesso va subito al rilancio, palla che arriva verso Marricchi, la lascia sfilare, la può prendere con le mani. Finisce a Terrapino, nel frattempo si riparte con Siciliano, la gara si è ravvivata, palla verso Caravaggi che la mantiene in campo, bravo Caravaggi, può spingere su quella fascia, va Caravaggi, si ferma, attende l'arrivo di qualche compagno, lo scambio con Ricci, si ricomincia indietro da Congiu, ancora Congiu è chiuso da quella parte, scambia ancora con Caravaggi che cerca centralmente, viene fermato, riparte subito il Follonica con questa incursione centrale, c'è Congiu però che fa buona guardia. E allora prova a ripartire Siciliano con il suo sinistro, stavolta è lungo, in profondità, vediamo Gomez se ci crede, può recuperare, la palla potrebbe essere buona, non ci arriva, non ci arriva. Niente da fare, palla sul fondo al 19:40 secondi di questa prima frazione. Il primo acuto della partita arriva da un errore della difesa, quindi Orvietana che deve ovviamente stare attentissima per cercare di recuperare magari qualche pallone, così come è successo in quella circostanza, e sfruttarlo nel modo migliore. La palla in avanti, Orchi va in pressione, poi arriva il raddoppio da parte di Greco, messo giù ancora una volta, vediamo l'arbitro, stavolta richiamo soltanto verbale per il giocatore, si rialza Greco, mi sembra lui, o Manoni, è Manoni, era Manoni, era Manoni a terra, pronto Ricci a battere il calcio di punizione, vediamo se scodella in mezzo, lascia l'incombenza Greco, vengono avanti anche Siciliano e Congiu, allora prova a buttarla dentro Danilo Greco, come detto la fisicità dell'Orvietana a volte potrebbe essere decisiva, lo è stata anche a Sansepolcro, vediamo preoccupato Masi, parte Greco, il pallone in mezzo respinto ancora verso Greco che lo ripropone alto dalla parte opposta dove c'è Gomez in posizione regolare, si può giocare, il tocco all'indietro, Ricci lo scodella molto bene in mezzo, pallone respinto Suarez, attenzione a Suarez, Congiu, Ricci insieme, poi Caravaggi, tocca male
tocca male, mette in moto Pino, ancora Pino prova ad affondare, lo contrae Caravaggi che ha, come si dice in questo caso, recuperato all'errore precedente. Ancora la formazione di Masi con Losicco che apre per Dierna. Adesso tutta l'Orvietana nella propria metà campo. Botrini, pressione di Gomez, palla per Pignat, ancora dentro per Botrini, palla filtra, siciliano ancora, preciso, poi Marsili cerca di non scoprire il pallone, attaccato da Dierna che con esperienza lo ferma, poi va in pressione, adesso Greco sul portatore di palla, commette fallo. Arriva in tackle scivolato, commesso fallo su Pignat, calcio di punizione. Speriamo, è rimasto giù Greco. Speriamo che non si tratti di nulla di grave, la seconda volta che entrano in campo i sanitari orvietani per dar manforte a Danilo Greco. Gara equilibrata, mi sembra c'è grossa personalità del Follonica Gavorrano che cerca di imprimere un certo ritmo alla partita. Orvietana che va un po' a sprazzi, non riesce ad essere incisiva in maniera continua, però attenta soprattutto sui palloni vacanti, è questo che deve fare. Adesso Greco sta provando, vediamo se l'arbitro fa riprendere il gioco. Pronto Dierna, mettere in moto Ampollini, da questi è Losicco, ancora Dierna, sciabolata lunga a cercare lo scatto di Suarè, pallone buono per numero 11 che lo prova a scodellare in mezzo di prima intenzione, palla sul fondo, questa è una delle soluzioni, quella di cercare la velocità di Suarè. Pallone per Congiu, subito attaccato Manricchi con il sinistro a cercare Manoni, la sponda per Ricci, ancora verso Manoni, si inserisce Marsili, ancora Marsili, si muove Manoni, Marsili si ferma, cerca l'arrivo di qualche compagno, poi riserve all'indietro per Caravaggi, Orchi, e deve ricominciare Congiu. Caravaggi si accentra, scambia ancora con Congiu, ha fatto veloce il Follonica Gavorrano a riprendere la posizione. Caravaggi per Orchi che di prima scodella in profondità per lo scatto ancora da parte di Marsi, di Ricci che gira bene dentro per Greco con l'esterno per Manoni, Manoni altissimo, poteva anche provare a metterla giù, secondo me aveva anche tempo, battuta alta oltre la traversa, rinvio lungo, pallone girato da Pino di prima intenzione verso Regoli, imprendibile però, e allora con calma Caravaggi. Torna a impostare l'Orvietana, Orchi, ecco Siciliano chiamato in causa, buon impatto di Siciliano sulla partita, intanto il pallone verso Greco non è preciso, il controllo del numero 10, attenzione alla ripartenza, palla che colpisce il numero 10, poi ribattuta, Marsili, buono l'aggancio, si gira la grande e va ad allargare per l'incursione di Manoni, Manoni in posizione della destra, attenzione, va dentro Marsili, il pallone in mezzo, troppo lungo per Gomez, palla troppo lunga, di un soffio però, di un soffio, ancora una buona giocata. E qui però tutto è nato da un ottimo controllo da parte di Marsili che ha anticipato e messo fuori causa con una bella finta il suo diretto marcatore, ha messo in moto Manoni, bene così, pronto alla rimessa, lunga in avanti Lorenzini, palla che arriva verso Greco, la mette giù, il tocco per Gomez che la mette dentro, Marsili con il tacco a cercare Manoni, poi Orchi in zona tiro, può allargare, no, fischia un fallo l'arbitro Gagliardi. Con qualche dubbietto, diciamo così, c'era Orchi che era in posizione di tiro. E allora Dierna pronto per ripartire, 26-30 secondi,
risultato è sempre 0-0 qui al Comunale Luigi Muzzi. Ampollini, vediamo, sale un po' di pressione da parte dell'Orvietana, palla lunga verso Manoni, Ricci, Manoni si ferma, scambia con Siciliano, ancora Manoni, si gira e poi cerca di imbucare Gomez. Dierna legge tutto, poi sbaglia Marsili ancora in pressione, deve andare in pressione su Dierna perché qualche errore può capitare, Lorenzini, Manoni attaccato da Suarè, porta un po' a spasso il pallone, poi lo perde sulla pressione di Pino, attenzione Manoni, non fare questo fallo. E qui vediamo un po', Manoni lo strattona, l'arbitro stavolta ci è andato leggero, poteva starci anche il cartellino giallo nei confronti di Manoni, che si è visto rubare il pallone da Pino. Calcio di punizione dalla defilato sul settore di destra. Siamo davanti alla panchina di Silvano Fiorucci. Pronto lo Sicco. Area affollata, tutta l'Orvietana a difendere. Vediamo, fischia l'arbitro Gagliardi. Pronto lo Sicco, che si prende tutto il tempo necessario. Parte il cross in mezzo, c'è una deviazione, attenzione la palla che rimane lì, pericolosa. La sparacchia lontano Gomez. Anzi no, Marsili. Palla che arriva dalle parti ancora di Losicco. Si riposiziona la squadra, poi il pallone è lungo, Congiu lascia sfilare Marricchi. Deve stare attenta su questi rilanci lunghi la squadra orvetana. Congiu. Scambio con Siciliano, arriva subito la pressione, sbaglia Siciliano, ma sbaglia anche Regoli. Terzo errore in fase di appoggio per l'Orvietana. Qui Marricchi va a effettuare il rilancio verso Marsili, attaccato da Dierna, guadagna la posizione con esperienza, la pressione su Ceccanti, all'indietro al portiere Filippis. Quando è stato chiamato in causa ha risposto da campione Botrini. Lancio lungo, c'è Congiu di testa, poi palla verso Siciliano che la rimette in mezzo pericolosamente, c'è Orchi, palla per Caravaggi, ancora Orchi, si propone Caravaggi, Orchi ferma, rallenta il gioco, chiama da quest'altra parte per Siciliano che va a rinvio, poi Greco di prima ha provato a servire Gomez, tocco non preciso, tanti errori da parte dell'Orvietana, tanti, troppi. Pallone per Butrini, lo scambio con Dierna, fa filtrare, si fa trovare Regoli tra le linee, allargare molto bene sul settore di sinistra, c'è Caravaggi che va in pressione, il cross in mezzo con Giù. Marsili deve tenere questo pallone, lo fa bene, attaccato, si gira, poi prova a allargare verso Gomez, ancora Marsili di forza, poi sbaglia l'appoggio, regala a Ceccanti il pallone. Ancora Marsili, va in pressione, commette fallo, calcio di punizione. Qualche errore, palla è fuori, la palla è fuori, semplice rimessa. Non è calcio di punizione, come erroneamente avevo visto l'arbitro con il braccio alzato. Stavolta la rimessa è orvietana. Silvano Fiorucci ha portato con sé Rossi, Carletti, Labonia, Chiaverini, Sforza, Fabbri, Veneroso, Pelliccia e Santi. In panchina, mentre Marco Masi, De Masi, Bianchi, Brunetti, D'Agata, Grifoni, Origlio, Mezzasoma, Barlettani e Bellini. Greco, Caravaggi, subito lungo a cercare Gomez, il colpo di testa di Dierna, poi quello di Manoni. Pallone viene recuperato ancora dal numero 5 che lo scaraventa lontano, Marricchi. Apre subito per Siciliano.
può spingere Siciliano, si apre Gomez, chiede palla, lo lancia Siciliano, vediamo Gomez fermato da Botrini che però è in possesso del pallone, va subito al rilancio, la palla forse è fuori, sì. Pallone per Lorenzini, si fa vedere Orchi, riceve, attaccato, cerca compagni, porta un po' spasso il pallone e poi lo serve lungo verso Manricchi. Bisogna stare attenti con questi retropassaggi, in Serie A abbiamo visto qualche cosa di straordinario che non si vede mai. Posizione irregolare nel frattempo di Marsili, si alza la bandierina dell'assistente Bara di Macerata. Calcio di punizione in favore del Follonica Gavorrano. Pronto Dierna. Ampollini. Pallone aperto sul settore di sinistra dove viene messo dentro da Ceccanti. Attenzione, la palla che rimane pericolosamente lì. Ancora una conclusione Manricchi. È rimasto scomposto Gomez, attaccato da Botrini. Questo è un fallo molto rude, molto rude. Cartellino giallo nei confronti del numero 29 su Gomez. Poteva anche rischiato grosso Botrini su questa entrata nei confronti di Gomez in precedenza. Grande occasione per il Follonica Gavorrano che si era aperto molto bene a sinistra con Regoli che ha aperto per l'incursione di Ceccanti. Il cross, il pallone che era rimasto pericolosamente in mezzo tra Siciliano e Congiu con un giocatore, se non sbaglio fosse Pino, rimasto leggermente scostato, leggermente uno avanzato, l'altro arretrato e non sono riusciti a colpire con precisione Manricchi, ha parato, ma insomma è il primo vero acuto da parte del Follonica Gavorrano che giunge al 33esimo minuto. Pronto Siciliano, sale Gomez, va Siciliano, lancia in profondità Manoni, è buono il lancio in profondità, esce il portiere, Manoni prova ad anticiparlo, poi Filippis rimette in moto per Dierna, si è ripreso a giocare, la palla è lunga, Siciliano, controllo laborioso, poi Losicco apre a favore di Regoli. Avanza Regoli che ha spazio, attenzione al numero 30, pallone lungo in profondità, c'è la buona chiusura di Congiu che attendeva forse Manricchi, in uscita, non si capiscono i due, la palla controllata che è terminata fuori, però un po' di apprensione. Bisogna stare più sereni, vedete come giocano con i due alti quelli del Follonica Gavorrano, pronto a dare impressione. Allora Congiu, ripartenza che deve essere fatta più veloce. Caravaggi, bene per Manoni, ancora Caravaggi che lancia a lungo in profondità per Greco che di testa prova a mettere dentro l'incursione, poi il pallone controllato ancora dal numero 27, si tratta di Ampollini che cerca di girarlo ma trova soltanto il fondo, la parte laterale del rettangolo di gioco per la rimessa già effettuata. Ancora Siciliano, Congiu, pronto Congiu, allarga per Caravaggi, centralmente Orchi, prova a dare in profondità il rimpallo, ancora Congiu che poi cambia tutto dalla parte di Gomez che aggancia molto bene, zona cross, vediamo Gomez, lo effettua, è un tiro, colpisce male. Colpisce decisamente male Gomez, che lui che peraltro è uno che colpisce sempre molto bene, stavolta Losicco. Qui in avanti c'è poca pressione, allora Follonica che adesso sbaglia, poi Manoni sta rubando diversi palloni, Manoni su quella fascia, sempre insidioso. Pronto Caravaggi, 36 minuti, Orchi
Scodella in avanti verso Marsili, controllo di Marsili, si gira Marsili, palla che si impenna al limite dell'area, all'anticipo di Lorenzini, poi il pallone per Suare, attenzione a Suare, prova a ripartire veloce il Follonica Cavorrano, Suare da centralmente per Regoli, attenzione a Regoli, l'incursione a destra per Pino, siamo già dall'altra parte in aria, il cross di Pino, colpo di testa, poi Ricci allarga per Gomez, troppo leggero, pallone che viene di nuovo recuperato da Botrini, quindi Losicco, ancora Botrini davanti a sé, Gomez allarga per Pignat, centralmente c'è Dierna che viene a recuperare, il pallone è messo dentro per Regoli, attenzione Regoli in aria, Regoli il cross sul secondo palo verso Suare, c'è Caravaggi che fa buona guardia, poi Manoni va subito al rilancio lungo, non c'è nessuno ovviamente ma non poteva fare altro Marsili, Losicco apre per Dierna, ancora Dierna, la sciabolata a cercare ancora Suare che si è spostata a sinistra, ha scambiato con Regoli, il pallone dentro, Pino anticipato, poi Orchi si ferma perché c'è stato un contatto con Siciliano, mette fuori Orchi, l'anticipo di Siciliano su Pino che colpisce il difensore, calcio di punizione, 37 minuti, 40 secondi. Risultato è ancora fermo sullo 0-0, gara ovviamente molto intensa, tesa, si rialza adesso Siciliano, nessun problema per lui. Si può riprendere a giocare con la rimessa di Botrini e pallone che viene riconcesso a Marricchi. Ci avviamo verso la chiusura di questa prima frazione, un po' di supremazia follonica Cavorrano sotto il profilo del possesso palla, però le occasioni forse migliori ce l'ha avuta l'Orvietana, intanto adesso Greco ruba un pallone e poi va a concludere ma non trova la porta, ce l'ha nelle corde queste cose Danilo Greco, ci ha provato senza inquadrare lo specchio della porta. Adesso mi sembra un po' più alta l'Orvietana, vediamo se va a dar fastidio su Ampollini che va ad allargare per Ceccanti, Ceccanti in profondità per lo scatto di Pino, c'è Congiu che interviene, in tackle è scivolato, l'ultimo a toccare il giocatore rosso-blu, la rimessa è Orvietana. Pronto ancora Caravaggi. Pallone lungo con le mani in due, sono Losicco che va a colpire, lo stesso Caravaggi recupera, poi con il sinistro, Scodella in avanti, Greco tocca quanto basta per Gomez, ancora Greco, va ad allargare per Marsili, Marsili in possesso del pallone, chiama molto bene Orchi all'indietro al sostegno dell'azione, arriva Ricci a destra, vediamo Ricci se riesce a mettere dentro con il destro, fa filtrare per Gomez in aria, attenzione Gomez, prova a girarsi Gomez, protegge il pallone, si gira, va a terra Gomez, si continua a giocare, tutto regolare, dice l'assistente, Ceccanti sbaglia il rinvio, poi palla su Greco, centrale. Stavolta la palla era sul piede buono, forte centrale Filippis, poi Suare forse in posizione irregolare, si continua a giocare, Congiu allarga per Caravaggi, vediamo se in questo finale si accende la gara, Caravaggi prova a spingere, Caravaggi da centralmente, lo scambio ancora con Marsili, viene a recuperare il pallone, ancora il numero 2 che prova ancora a spingere, palla per Manoni, zona cross Manoni, finta ad effettuarlo, poi lo fa in mezzo, messo fuori, sul secondo palo c'era Orchi e prova a farsi sentire anche il pubblico con qualche timido segnale di presenza, va Greco al 40° minuto, secondo angolo della partita, pronto a batterlo Manoni stavolta, vediamo un po', Greco rimane al limite, area affollata, dentro Siciliano, Congiu, anche Ricci, pronto Manoni, parte il cross in mezzo, interessante, respinge il portiere Filippis, recupera ancora Manoni, ripropone ancora in mezzo, pallone respinto, arriva Caravaggi che prova a rilanciarlo ma sbaglia l'appoggio, poi la palla è fuori,
La palla è fuori, niente da fare. Qualche, dicevamo, qualche errore un po' gratuito in fase di appoggio per l'Orvietana. Dierna rallenta un po' il Follonica. Gavorrano, Ampollini, Dierna, va in pressione Marsili, poi il pallone è lungo, Gomez la recupera, può avanzare Gomez, vediamo, dà in profondità, bene per Marsili, anticipato da Dierna che si trascina il pallone fuori, pronto alla rimessa, poi lascia il pallone in mezzo al campo di gioco, si arrabbia Ricci nei confronti del capitano della formazione avversaria, infatti viene richiamato dal direttore di gara. Pronto Ceccanti, tocco per Orchi, ancora, scusate, Lorenzini, il cross di Lorenzini insidioso, palla che gira, poi Ricci, ancora Lorenzini, ma mantiene viva, molto bene Ricci, ancora fa proseguire, cercare, ancora Orchi, ancora Ricci, pronto a effettuare subito la rimessa, ancora Ricci, fa filtrare bene per Orchi, zona tiro, Orchi gira questo pallone, non troppo, palla che arriva debolmente tra le braccia di Filippi, è il terzo tiro nello specchio della porta per l'Orvietana, che comincia a farsi vedere con una certa pericolosità. 43 minuti, 2 al termine, Dierna, Botrini, in avanti, Suare, la palla è fuori, Lorenzini, pronto lui a rimetterla in gioco con le mani, Marsili si è liberato, tocco di Greco, quello di Ricci, all'indietro per Congiu, va ad allargare per Caravaggi, sbaglia l'appoggio Caravaggi, riesce a toccare, prova a recuperare Manoni, non ce la fa, allora il pallone per Masini, quindi Ampollini, Dierna attacca, va in un po' di pressione, Botrini attaccato da Gomez, la palla è centrale, filtrante, la recupera Lorenzini, ha un po' di spazio l'Orvietana, c'è Greco solo in mezzo, ha recuperato il pallone, limite dell'area, Greco fa filtrare per Manoni, Manoni sul fondo, c'è angolo sul fondo, stavolta invece di tirare Greco ha aperto per Manoni che si è inserito a sinistra, probabilmente la sua conclusione è stata deviata da Dierna e allora sarà ancora angolo, stavolta Greco viene a batterlo, continuano a cambiarsi i due, sia Greco e Manoni, che poi rimane lì, va via Manoni, parte Greco, il cross è fuori per Orchi che lo scodella ancora in mezzo, attenzione al portiere Filippis che la fa sua, 2 minuti di recupero per l'arbitro Gagliardi, ha subito Orchi che va in pressione, poi Caravaggi lascia sfilare il pallone Suare, la rimessa è Follonica Gavorrano. Pronto a effettuarla Ceccanti, uno degli under, classe 2004, lo scambio con Masini, quindi Losicco chiama in causa Filippis con i piedi per Botrini, va subito in pressione Manoni, poi centralmente di prima il pallone in profondità, Lorenzini invece lo mette subito in moto per Manoni che apre ancora per Orchi, posizione di ala sinistra, arriva Lorenzini, Orchi, vediamo si accentra Orchi, il tocco centrale, pallone all'indietro, quindi Greco lo fa filtrare, va giù a terra un giocatore dell'Orvietana, si trattava di Gomez, non c'è nulla, ha fatto segno il direttore di gara, si può tranquillamente giocare, Ampollini, prova Ampollini ad impostare in avanti verso Suare, Caravaggi, ma Suare è bravo a toccare per Ceccanti di prima in profondità, la buona chiusura di Congiu, al nostro cronometro siamo al 46esimo, ultimi scampoli di questa prima frazione di gioco, palla per Suare che prova a girarsi, guadagna un'altra rimessa l'attaccante rosso-blu,
forse l'ultima azione di questa prima frazione di gioco. Pronta la rimessa con le mani ceccanti, effettua in mezzo, attenzione Regoli, prova a filtrare tra un nucleo di avversari, poi Siciliano respinge, palla che arriva verso Marsili che riesce a proteggerla, va a terra, c'è fallo, calcio di punizione in favore dell'Orvietana. Vediamo se l'arbitro farà effettuare un'altra azione per l'Orvietana. Congiu, Ricci, ed eccolo qua invece il duplice fischio in perfetto orario, l'arbitro Gagliardi al 47esimo e qualche secondo, manda tutti negli spogliatoi a 0-0 al termine dei primi 45 minuti. Dicevamo, leggera supremazia sotto il possesso palla del Follonica Cavorrano, ma la più pericolosa è stata l'Orvietana con diverse buone soluzioni, quella di Manoni, quella di Marsili, anche buone incursioni che in qualche modo hanno messo in difficoltà la retroguardia del Follonica Cavorrano. Ci aspetta un secondo tempo tutto da seguire, dall'altra parte invece Marricchi è stato chiamato in causa in una sola circostanza, per peraltro per un'incomprensione, qualche errore di troppo io direi da parte della formazione biancorossa in fase di appoggio, ma nel complesso fino a qui buona la prova dei ragazzi che adesso sono tutti negli spogliatoi. Noi ci prendiamo una piccola pausa lì nella regia e poi di nuovo qui collegati con lo stadio Muzzi per il secondo tempo di Orvietana Cavorrano. IPC SRL, impresa Petrangeli Cesare, lavori edili e ferroviari, telefono 0763 316193. Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazione inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Omar, officina veicoli industriali. E riparazioni, allestimenti, pneumatici e servizio di assistenza di mezzi adibiti al trasporto. La Omar è centro revisioni automobili e veicoli industriali. Omar, via dei Tessitori 14, Bardano di Orvieto, telefono 0763 316284.